1 del mattino e il capitano Svetan Sviakov sta approdando al porto di Vidin, nel nord della Bulgaria, dopo aver fatto un lungo viaggio sul Danubio. 6 giorni fa, insieme al suo equipaggio, a bordo della Nasparu, ha lasciato il sud della Germania con un carico di automobili e macchinari pesanti destinati al Medio Oriente. Malgrado gli orari regolari e la vita vagabonda cui è costretto, il capitano non si immagina di poter fare un altro lavoro. Sin da piccolo volevo fare questo mestiere. Ho iniziato a lavorare dopo aver finito i corsi di ingegneria. Ho scelto questa rotta e mi piace questa nave. È la migliore della Bulgaria. L'equipaggio, dopo un breve riposo, inizia lo scarico della merce. Presto la nave si metterà di nuovo in rotta verso la Germania. Il trasporto fluviale è una delle alternative più ecologiche di questo commercio. Ma in Europa i 3.700 chilometri dei canali navigabili sono sfruttati solo in piccola parte. Il capitano Sviakov lo sa bene, spesso è da solo a percorrere la sua rotta. È raro, ad esempio, qui in Bulgaria vedere percorrere le navi per lunghe tratte. Secondo gli esperti, infatti, solo il 15% dei canali viene utilizzato. La società del capitano Sviakov è una delle poche che offre sistematicamente il servizio di consegna utilizzando la via d'acqua. Questa parte del fiume ha potenzialmente un grande sviluppo. Se il servizio venisse migliorato, potrebbe fare da leva per incentivare i servizi locali. Secondo gli analisti, con il giusto supporto, il trasporto su canale e fiumi potrebbe raddoppiare. Il programma Marco Polo dell'Unione Europea mira a stimolare le nuove possibilità per il traffico merci. Il progetto, nel caso della Bulgaria, si è concentrato sul trasporto fluviale per cercare di eliminare dalle strade della regione oltre 60.000 camion. I finanziamenti ci hanno permesso di migliorare l'offerta dei nostri servizi. Di conseguenza abbiamo conquistato nuovi buoni clienti. Qui a Vidin sviluppare il trasporto dei canali significa dare un aiuto all'intera economia. Il trasporto fluviale è molto importante per l'economia di Vidin, perché può essere una rampa di lancio per l'economia. Le merci possono facilmente essere caricate qui sulle navi e trasportate nei dintorni, perché il fiume è vicino alla città. Anche la scuola può avere un ruolo chiave nello sviluppo del commercio fluviale. A Vienna una società ha utilizzato i fondi del progetto Marco Polo per formare gli studenti attraverso programmi di apprendimento e learning sui vantaggi del trasporto attraverso i corsi d'acqua. Se con l'insegnamento via internet non sarà sufficiente, utilizzeremo delle altre forme per trasmettere le nozioni sul traffico fluviale. La cosa positiva è che con l'e-learning si può studiare dove vuoi e quando vuoi. Gli studenti hanno tutti accesso a internet. Il programma può aiutare anche i lavoratori del settore, perché possono studiare senza orari fissi. Il sistema è già stato utile per migliorare l'apprendimento degli studenti dell'Università Austriaca.
I giovani, che vengono ormai definiti la generazione digitale, hanno bisogno di apprendere con nuove tecniche. Per questo abbiamo messo a punto un sistema che possa adattarsi alle esigenze degli studenti. A Magdeburgo, nell'est della Germania, le società di trasporto devono fare conti con il livello del fiume Elba, che nei mesi estivi è molto basso. Spesso i cargo merci non possono percorrerlo. Fino ad ora il fenomeno provocava la fuga dei clienti, soprattutto tedeschi e cechi, che a quel punto realizzavano il trasporto su strada. Ma con il progetto Marco Polo questa società ha sviluppato il servizio di consegna rapida delle merci, caricandole su piccole navi per il tratto compromesso dell'Elba, per poi trasferirle su cargo capienti fino a Magdeburgo. Una nuova via nel rispetto dell'ambiente. I cargo merci sono ecosostenibili perché sono poco inquinanti. Le navi percorrono le vie fluviali che già esistono e sono vie che possono essere migliorate. Mit großen Kapazitätsreserven, sodass wir also auch hier Wachstum realisieren können. I vantaggi di queste nuove consegne sono ad ampio raggio. Andare con grosse barche da Magdeburgo in Germania fino a Valenciennes in Francia non pone nessun problema, ma realizzare un trasporto da Dresda fino alla stessa Magdeburgo è più difficile. Le merci quindi vengono spesso spedite via terra, ma quando riusciamo a fare le consegne con il trasporto fluviale è molto meglio, anche perché una nave così trasporta un carico che può essere consegnato da almeno 20 camion. Il programma Marco Polo non riesce a cambiare tutto il settore del trasporto fluviale, ma può servire a dimostrare come migliorare le vie del commercio e dare nuove chance di incontro e scambio al capitano Sviakov e ai suoi colleghi.